Ci occupiamo adesso dell'articolo 386, procura di evasione. Vediamo il primo comma che costituisce poi il cuore del reato. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Si applica la reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo. La pena è aumentata se il colpevole per commettere il fatto adopera uno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente. La pena è diminuita se il colpevole è un prossimo congiunto, se il colpevole nel termine di 3 mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità. La condanna importa in ogni caso l'interdizione nei pubblici uffici. 386, la disciplina prevista dal 386 in fondo è abbastanza semplice. Qualcuno aiuta un altro ad evadere, lo aiuta o permettendone l'evasione o facilitandolo nell'evasione. Qual è la particolarità di questo articolo 386? La particolarità sta nel fatto che in realtà in questa ipotesi dovremmo applicare l'ipotesi di ci dovrebbe essere un caso di concorso di persone nel reato. Cioè abbiamo un altro che aiuta un detenuto, una persona legalmente arrestata o detenuta ad evadere e quindi dovrebbe rispondere anche lui di evasione. Sarebbe questa la regola, ma questo articolo è nato, per così dire, proprio per derogare a questa deroga, a questa regola, scusate. Cioè, non si applica nel caso in cui si aiuti qualcuno ad evadere la norma, le norme sul concorso di persone del reato, ma si applica l'articolo 386, che prevede, per quanto riguarda la procurata evasione, una pena superiore rispetto all'evasione semplice. E quindi si è fatta questa ipotesi autonoma, proprio perché si ritiene questa condotta particolarmente pericolosa, particolarmente insidiosa. Il bene giuridico protetto qual è? Evidentemente l'autorità delle decisioni giudiziarie, che ovviamente è messa in serio pericolo quando qualcuno fa evadere chi è stato arrestato o chi era detenuto. La condotta, l'abbiamo già detto, procurare o agevolare, sì, procurare o agevolare l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta. Procurare che significa? Procurare vuol dire causare, nel senso che senza l'intervento del soggetto attivo di questo reato qua, l'evasione non ci sarebbe proprio stata. Agevolare vuol dire facilitare, cioè rendere più semplice l'evasione da parte del soggetto che era detenuto, che era legalmente arrestato o detenuto. Altra cosa da dire, questa condotta deve realizzarsi per forza attraverso un'azione o anche attraverso un'omissione. Normalmente la condotta è attiva, ma non escluso che ci possa essere una condotta omissiva. Ma nei riguardi di chi, per esempio, c'è un obbligo di custodia? Pensiamo all'agente di polizia penitenziaria che lascia aperta la porta della cella per permettere l'evasione del detenuto. E quindi in questo caso qua sicuramente si realizza attraverso un'omissione. Soggetto attivo, beh, qua siamo sicuramente nel reato comune, chiunque può aiutare qualcun altro ad evadere. Ad evadere. Dolo generico, siamo nell'ambito del dolo generico. Ultima cosa da dire è che è un reato di evento. Affinché si realizzi, si consumi questo reato, è necessario che poi l'evasione ci sia effettivamente. E ci si potrebbe chiedere se è ammissibile anche il tentativo in questo caso. Si ritiene di sì. Potrebbe essere questa l'ipotesi. Potrebbe essere l'ipotesi di chi effettivamente realizza queste condotte per procurare o agevolare l'evasione, ma poi l'evasione non avviene. E quindi chiaramente siamo di fronte a un'ipotesi di tentata procurata evasione e non davanti a un'ipotesi di reato consumato.